Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo su un nuovo Let's Try. Questo episodio Slay the Spire, un gioco molto molto interessante e carino che io ho appena comprato, però lo conosco già da molto tempo e volevo portare un episodio, se non anche una serie, su questo gioco. Allora, che tipo di gioco è? È l'unione tra, in poche parole, l'unione tra Hearthstone e un roguelike. Ed è, funziona parecchio bene, molto divertente. Quindi oggi vedremo come funziona questo gioco e ci divertiremo un po'. Ok, allora, come potete vedere qui abbiamo anche dei personaggi che possiamo con cui possiamo giocare. Abbiamo l'Ironclad, The Silent e poi questo qui che è ancora bloccato perché è in Early Access. Direi di fare però l'Ironclad, anche perché per il momento ho giocato solo con lui, e direi di fare una partita, o almeno provarne a fare una. Ok, allora prima di tutto, ok, allora come potete vedere c'è anche un'altra cosa che può ricordare un altro roguelike, ovvero questo ricorda abbastanza FTL, Faster Than Light. Chi non conoscesse questo gioco ha questa mappa, una mappa simile possiamo dire. Come possiamo vedere qui abbiamo delle stanze con un punto interrogativo che in cui ci sono delle cose misteriose, tipo degli eventi o anche tesori o cose del genere. Il mercante come questo, ovviamente uno shop. Tesoro è come se fosse un item room. Rest, dove puoi recuperare salute o potenziare le tue carte. Nemici ed elite. Nemici sono nemici, elite sono nemici più forti. E qua c'è il boss. Noi inoltre abbiamo un sistema di carte, come avevamo detto, che è questo deck, dove in questo momento però è abbastanza semplice. Abbiamo delle carte che costano 1, che infliggono 6 di danno, quelle che ti danno difesa per proteggerti dagli attacchi nemici, e questa che è un attacco più potente. Andiamo, ok. Ora decidiamo quale passaggio fare. Ad esempio, direi di passare per di qui. Magari, anzi, meglio per... forse passerei per di qui. Sì, quindi facciamo questo. Combattiamo questo nemico. Ok, è il nostro turno. Noi possiamo intanto anche leggere le intenzioni dell'avversario. Con il leggere le intenzioni vuol dire che sappiamo che ci attacca in questo caso, che il danno che subiremo sarà di 7 e che ha intenzione anche di utilizzare un effetto negativo su di noi. Ok, quindi direi di mettere 5 di blocco, così potremo proteggerci da 5 di danno, e di utilizzare Bash che costa 2, noi partiamo con 3, e di infliggergli 8 di danno e dargli vulnerabilità. Vulnerabilità permette di infliggere la metà del danno che avremo inflitto in più. Quindi ad esempio infliggo 8, al posto di infliggere 8 infliggo 8 più la metà di 8, ovvero 4. Non so se aveva senso. Comunque lui ci aveva dato come effetto negativo la debolezza, ci toglie 25 di danno, che è una cosa alquanto fastidiosa, però dovremmo riuscire a gestirci abbastanza bene. Subiamo altri 2 di danno. Con questo personaggio non è un grosso problema subire danno, uno per la sua salute e due per questa reliquia, che è una cosa di poi vi parlerò più approfonditamente, che sono in pratica degli oggetti passivi, tipo item in Isaac. Questo ad esempio alla fine di un combattimento ci dà 6 di salute. Quindi direi di fare un attacco e proteggiamoci altri 2. Per il momento il gioco è anche abbastanza lineare, però man mano che si va avanti diventa molto molto più complicato. Ok, direi di infliggergli 8 di danno e proteggermi da 3. Il prossimo turno ci darà debolezza, sfortunatamente. E il bello di questo gioco è che puoi fare un sacco di cose. E questo è uno dei motivi per cui ho intenzione di giocare a questo gioco per un bel po' di tempo. E se volete che porti una serie, beh, ben venga. Ok, ci sono anche delle pozioni. Le pozioni sono come degli oggetti che si possono usare una volta, e
durante ogni combattimento, dopo che l'abbiamo sconfitto, l'nemico, possiamo... sì, grazie, lo so. Possiamo prendere una di queste tre carte. Una tra queste tre carte. Questo qui ci dà 2 di forza, ovvero ci dà... infliggiamo più danno durante gli attacchi. Questo spendiamo tutto il mana, l'energia anzi, e infligge 5 di danno a tutti i nemici X volte. E questo qui invece... No, dà 7 di blocco e... come si può dire? È stanca. Non è esattamente stanca, però in pratica rimuove una carta fino alla fine del combattimento e non si potrà più usare. Io direi di fare questo, che è abbastanza buono. Ok, ora abbiamo intenzione... farei una di queste, che di solito sono molto divertenti, a meno che non ci siano dentro dei nemici. Questo è stato abbastanza sfortunato, però pazienza. Ok, quindi facciamo un attacco qui. Loro avevano come abilità quella di... poter avere 6 di blocco una volta, per una volta. Lo farei quindi che attaccherà entrambi. Questo qui si metterà un buff. E questo qui invece ci attaccava di 5, che riusciamo a bloccare. Questo si ottiene 3 di forza. Forza e destrezza, sono, permanenti. Quindi bisogna stare molto attenti in quello che faranno i nemici. Quindi fare questo. Infliggerei 8 di danno su di lui e 8 su di lui. Ottimo. E otteniamo anche salute, quindi ritorniamo a full vita. Molto bene, allora. 3 di debolezza e vulnerabile a tutti i nemici e poi stanca. Non so come... Non lo so. Si viene rimossa. Questo... non è vera carta... Quando ogni volta una carta si stanca. Non so che non è stanca, non mi viene... si esausta, non credo nemmeno sia italiano. questo qui invece pesca 2 carte. Ma sapete cosa vi dico? Magari Warcry. Nah, facciamo niente. Possiamo anche evitare di prendere qualsiasi carta. Qualsiasi carta. Ed è molto bello anche questa cosa perché lascia spazio molto alle tue scelte. Che intanto c'è un tizio pennuto che faremo fuori abbastanza facilmente, spero. Ok, 8 di danno, 8 di danno. Ok, ora, se non sbaglio... Cacà! Vediamo cosa fa. No, intanto ci infliggerà 6 danno, almeno spera di infliggerci 6 di danno. Alla fine del suo turno ottiene 3 di forza, che come vi ho detto prima è permanente, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ok, direi di fare strike e questo, 12 di danno. Prossimo turno dovrebbe morire. E già, sempre se riusciamo a pescare delle forze, della forza, ma credo di sì. Per poco. Ok, muore. E inoltre dovremmo ottenere 6 di salute e ritorniamo a 80 di vita. Ok, bam bam e carta. 7 di danni a tutti i nemici, direi di sì. Ok. Un'altra... Ah no, oh mio Dio, un altro combattimento. Sono molto sfortunato a quanto pare. Amen. Posso ucciderlo? Non riesco ad ucciderlo, sfortunatamente. Subiremo uno di danno, poco importa. Ok. Brutto, stupido pennuto. Volevo dire... Direi di... questo è molto buono. Perché infligge danno a tutti i nemici. Uno di difesa e direi di ucciderlo. Ok, subiremo un altro di danno, che però ovviamente per il momento non è un problema. Già 9 di danno potrebbe essere un po' un problema, invece. Non abbiamo niente con cui difenderci. Amen. Non è che possa fare più di tanto. Se non... sì. Diamogli un vulnerabile. Subiremo 9 di danno, sfortunatamente, però non è neanche la fine del mondo. Che okay, 12 di forza. Ok, fai questo, 13 di danno, 12 e 12. Ok, sei morto. Non riusciamo a raggiungere la salute di prima, però, cioè la salute massima, però è abbastanza buono. Iron Wave è abbastanza buono dato che dà sia blocco che danno. Ok, direi di combattere il nemico per poi andare a combattere l'elite. Ok, questi qui sono abbastanza facili.
Nonostante abbiano parecchia salute. Ok, Cleave. Questo infligge 5 di danno. Questo infligge 6. 5, 6, 11. Non riesco ad uccidere nessuno. Quindi forse è meglio. Beh, concentrarci di sicuro su di uno. E proteggiamoci 2 di danno. Ok. Direi di potenziarci l'attacco. 8 di danno a. Allora, se proteggessi questo, subirei 7 di danno. Se lo uccise. Ok, ha più senso ucciderlo. Ah, no! Cavolo, è vero. Questi, quando muoiono, danno 2 di vulnerabile. Quindi subiremo più danno. Non mi sono ricordato, sfortunatamente. Pazienza. Ok. Dato che lui non attacca, ovviamente è una saggia idea andare solo di attacchi e farlo fuori. Recuperiamo 6 di salute. Non è che stia andando da così tanto male, però dobbiamo stare un po' più attenti. Direi di skippare queste carte, non mi fanno impazzire. Ok, combattiamo un Elite. Ok, come vedete ha un sacco di salute. E questo potrebbe essere un problema. Però io conosco una strategia su di questo. Questo qui rimane addormentato per 3 turni. Si sveglia solo quando gli togliamo lo scudo e gli infliggiamo danno alla salute. Oppure se. Oh, stavo per usare una di queste. Quasi quasi, però userei la forza in più. Direi però lo stesso di terminare il turno. Non vorrei ancora svegliarlo. Voglio prima ottenere. Inflame, esatto, 12 di danno. E Bash. Ok, ora si sveglia. Questo, guardate quanto è simpatico questo, come si chiama? Lagavulin. Lagavulin, non lo so come si pronunci, però vabbè. Comunque, 18 di danno, ecco uno dei motivi per cui è un po' pericoloso. Allora, questo infligge 18 di danno. Direi di proteggere uno e attaccarli ancora, così gli diamo altro 3 di vulnerabile. Il 3 non sta per quanto vulnerabile diventa, ma per quanto tempo rimane vulnerabile. È una cosa che anch'io all'inizio non avevo capito esattamente. Ok, di nuovo 18. Direi di attaccare appunto con questo, con questo e difendere 8. Subiremo un sacco di danno. Perché appunto è un elite. E gli elite sono famosi per essere molto cattivi. Ok, questo è alquanto. E questo dobbiamo stare un attimo attenti perché ci darà un effetto negativo. E ovviamente quando ci. E non ci sta attaccando, ovviamente ci dà praticamente solo scudi. Pazienza. Non valeva neanche la pena usarli. Ok, ci ha tolto uno di destrezza e uno di forza. E questo è alquanto fastidioso. Non lo nego. Ok, questo infligge 11 di danno. E poi 12 di danno. Quasi moriva. Prossimo turno dovrebbe morire. Quindi, a posto. Non vale ormai la pena usare pozioni. Con questo muore. E ogni volta che sconfiggiamo un elite, otterremo una reliquia. E questa è anche abbastanza buona. Questo qui ci dà, ogni volta che subiamo danno, 3 di blocco il prossimo turno. Quindi, beh, ci può stare. Questo è interessante. Ah, però costa 2. Facciamo questo. Ok, ora siamo in un. In una falò. Possiamo decidere se o riposare e ottenere salute o. Forgiare una carta e renderla più potente. Probabilmente andrei per la forgiatura, dato che qui abbiamo un altro. Abbiamo un altro. È un altro falò. Qui dovremo combattere probabilmente solo un nemico. Quindi direi che possiamo andare abbastanza bene di salute. E quindi. Allora, di solito non si.
potenziano mai queste carte perché sono un po' fin troppo di base. Questo qui ci dà alla fine del turno 4 di blocco, però direi che questa forse è la carta migliore. 10 di danno a tutti i nemici, anche questo non è per niente male, 3 di forza, 10 danno e 3 vulnerabilità. Direi di andare con Iron Wave. Ok, e ora che abbiamo forgiato possiamo proseguire a combattere questo nemico, che sono due nemici anzi, uno è uno slime acido, attenzione, spooky, quindi farei questo, si infliggono un sacco di danno, quindi dobbiamo stare un attimo attenti, e direi appunto di bloccare una volta, e più altri tre che otterremo, quindi 8, subiremo 5 di danno, quindi è ancora tollerabile. E ci ha aggiunto un'altra cosa, che è il Wound. Il Wound in pratica è una spazzatura che ti tiene in mano. Che ovviamente poteva fare spazio a una carta migliore. E qua forse ho fatto una stupidaggine. Avrei dovuto usare prima Bash. Così magari avrei anche ucciso qualcuno. 10 di danno. Ah. Ho fatto una stupidaggine, lo ammetto. Direi di andare tutto in difesa. Direi di proteggermi da tutti i colpi. Meglio così, forse. Staremo a vedere. 10 e poi altri 10, quindi a posto. Ok, Cleave, questo è molto buono. Questo lo mettiamo qui e lo uccidiamo. È uno e il prossimo turno dovrebbe morire. Probabilmente ci mette un altro wound. No, ci deb ci ci rende più deboli, però riusciamo lo stesso ad uccidere. Ok, pozione esplosiva, ci può stare. Allora, direi di usare Rampage, 8 di danno e ogni volta però che la usiamo ottiene più 4 di danno fino alla fine della partita, del combattimento anzi. Qua c'è una chest con Pennib, una buona reliquia. Ogni decimo attacco, cioè, sì, ogni decimo attacco quell'attacco infligge il doppio del danno. È una buona carta. Ok, ti ritrovi una gigantesca massa di luce al centro di questa stanza. Possiamo upgradare due carte a caso, però perdere 16 di salute. Vediamo un po'. Perché no? Rischiamo un po'. Due blocchi, va bene. È un, come dire, avrei preferito delle altre carte, però delle carte che bloccano di più ci possono stare. Ok. Trigger a trap? Cosa farà? Non lo so, solo sono curioso. Ok. Subire altri 16 di danno. Questo direi di no. Perdere 4 di salute massima. Forse metterei questa carta. Questa carta starà per sempre nel nostro deck, a meno che non la togliamo in modi che poi vedremo. Questo cosa fa a proposito? Ok, droppa più soldi. Direi di prendermi questa carta. Sarà un po' fastidiosa. E come vedete, ora rimarrà qui, infatti. Ok. Quindi, falò. Ovviamente non si può potenziare. Quella è la maledizione. Direi di recuperare un po' di salute. Quanto? 24. Arriviamo a 50, che è quasi. Cioè, che è più della metà e quindi ci può stare. Direi di andare qui. Mi piacciono un sacco queste carte. Oh, nemici. Ok. Direi di partire. Tutti attaccano a quanto pare. Ho anche deciso di attaccare forse quello peggiore. Avrei dovuto concentrarmi su quello che infliggeva più danno. Però sono stupido, a quanto pare. Sapete cosa vi dico? Lancia questa bella pozione esplosiva che qua uccise quasi tutti, ma non esattamente, perché me la sono gestita molto, molto male.
Uccidiamo questo, subiamo 16 di danno. Che sinceramente non era proprio quello che volevo, soprattutto prima di un boss. Però funziona per ogni... ci sta comunque questa qui. Clive li uccide. Recuperiamo 6 della salute. Direi di andare con Pommel Strike e infligge 8 di danno se non sbaglio. 9 di danno e pesco una carta. Ok, combattimento. Oh, il ladro. Il ladro non è molto simpatico. Ogni volta che ci attacca ci toglie 15 d'oro. E anzi, più che non è simpatico non lo è proprio per niente. Però possiamo fare questo. Ah, in flame, porca miseria. Sfortuna proprio. E la brutta cosa è che oltre a questo, questo simpaticone ha anche intenzione poi di scappare. E non è per niente bello. Non puoi scappare, signore. Tu devi morire qui. Perché poi scappa, ovviamente intendo con i soldi. Tanto ce ne ha già tolti 15. No, un calo di frame pazzesco. Ok, ora si difende. Però dovrebbe morire. Oh mio Dio, un altro calo di frame. Cosa sta succedendo? Vabbè. Weak potion. Qua abbiamo... questo è interessante. Questo non è che mi possa aiutare più di tanto. Quindi direi di mettere questo. Ok. Riposiamo. Altro 24 di salute. Siamo quasi a full vita. E combattiamo il primo boss. Che è questo che non ho mai combattuto. In verità ho combattuto solo un boss. Dove sono morto. Non c'è la musica. Di solito c'è. Non sappiamo qual è il suo attacco. Cioè la sua mossa. Però non sarà un attacco. Direi di fare questo. Per pescare anche una carta. Ok. Oh, 6x7. Mi piace attaccare a 7 volte. Anzi, 6 volte per 7. Cosa faceva? 6x7, 42. Oh mio Dio. Fai questo. Direi di lanciargli una pozione. 5. Già 5 è un po' più gestibile. Non esattamente, però facciamo finta che lo sia. Fai questo. E cleave. Ok, 6x5 fa 30, quindi subiamo 20 di danno. Oh, però guardate quanto scudo otterremo. E dai, per 4 adesso, ma che cos'è sta cosa? Con anche un effetto negativo, quindi dobbiamo stare attenti. Ok. Sir, che cosa fa? Un burn. Burn non è bello. Burn quando lo peschiamo... non fa cose simpatiche, per niente. Allora. 3x2, quindi basta un defend. Però, anche se sinceramente andrei solo con l'attacco, ora che ha anche vulnerable. Oh, il prossimo attacco... il prossimo attacco infliggerà il doppio, quindi stiamo attenti. Ok. Fantastico. Ok, ecco, questo qui in pratica alla fine del nostro turno subiremo 2 di danno. E non possiamo farci nulla. Non possiamo usare questa carta, quindi. Sì. Ok, ho pescato solo uno strike, quindi. Niente di. Di spaventoso. Ok, ora ci infligge per 6. Basta fare un. Anche della. Vabbè. Non è che possiamo farci più di tanto. Se non fare così. Ok. Ok, lo stiamo facendo fuori. Però probabilmente ci farà un altro di quei simpatici attacchi. Quando tutte le sue 6 fiamme si accenderanno. Ne sono sicuro. Ok. Rampage. 21 di danno, fantastico. Direi di proteggermi. O di attaccare. Subirei solo 5. Forse è meglio attaccare. Finché possiamo. Ok. Nel prossimo turno abbiamo anche 6 di scudo. Quindi ci sta un sacco. Ok, 7x2.
Non ha più debolezza, quindi... Farei... Questo ottiene della debolezza. Questo infligge 5. Che direi di mettere questo. Tra le due è la migliore. Perché questo ci dà anche dello scudo. Ok. Non... Oh, questo mi sa che sarà... Ok, 3x6. 3x6, 18. Non è tantissime. Forse lo riusciamo ad uccidere anche prima. Per poco. Ah no, sì, Pennib. Grandioso, abbiamo vinto. Abbiamo fatto fuori questo, ho anche ottenuto un achievement, fantastico. E otteniamo anche una carta rara. Che quale potremmo prendere? Inizio di ogni tuo turno, 2 di forza. Forse prenderei il Reaper però. Direi Reaper. Infligge 4 di danno a tutti i nemici e recuperiamo salute per ogni colpo. È inflitto, possiamo anche dire. Ok, Eternal Feather. Per ogni 5 carte nel tuo deck ottieni 2 di salute. Quando lo prendi, prendi 3 carte e upgradale. Trasformale e upgradale. Oh, questo ci dà, aumenta l'energia che otteniamo, però partiamo i combattimenti con 2 wound, 2 ferite. Direi di andare con questo perché 4 di energia potrebbe aiutarci veramente molto. Ok. Nonostante abbiamo 2 carte e spazzatura che non possiamo neanche togliere. Ok, direi di continuare. Comunque, ditemi se questo gioco vi piace, perché ovviamente troverete questo gioco sotto in descrizione. E probabilmente potrebbe diventare anche una nuova serie. Perché no? Ok, direi di passare per di qui. Poi andare nel question mark e l'elite. Dopo l'elite, campfire. Anzi, a seconda di cosa succede, probabilmente andrei di qui e poi di qui. Per combattere seconda elite. Poi vediamo qui sempre come succede terzo elite. Per ottenere 3 reliquie. Che è una cosa fantastica. Quindi direi di partire qui. Questo qui, l'ho scelto, prescelto, come cavolo lo volete chiamare, partirà con un debuff. Sì. Vediamo un po'. Direi di partire subito con questo, che credo che sia una scelta buona. Stessa cosa con il... dargli 2 di debolezza e attaccarlo, come vedete, ora partiamo 0 su 4. Quindi è abbastanza buono anche questo. Soffri. Hex. Quando usi una carta non attacco, non onda attacco, mescola un Dazed, che tipo credo sia una maledizione. Credo. Questo ci dà 4 di salute. Non ci serve adesso, siamo già a 80. Quindi direi di fare uno. Dazed. Fatemi vedere cosa fa. Ok, etereo. Ah, ok. Se questa carta è nella nostra mano e non la usiamo, viene eliminata. Quindi ci sta. Non è un grande problema. Vabbè. Attacchiamolo. Ottimo. Abbiamo 8 di scudo, quindi... vulnerable. Quello non è proprio buono, eh. Ok, 8 di danno. Uno strike. Sfortunatamente abbiamo solo altre difese, quindi non le userei nemmeno. Debolezza e lui forza. E lo fa però di nuovo. Almeno, sempre se sia la stessa cosa. Quindi uno di questi. Ci dà un altro dazed, però almeno abbiamo più forza. Ora, 7. E 10. E inoltre anche un po' di scudo, però non è che ci serva. E il prossimo turno abbiamo Pennib. It's very cute. Oh, 3 di weakened. Oh mio Dio, abbiamo 6 di weakened. È tantissimo. 15 di danno. 22, anzi. E poi con questo dovremo ucciderlo. Yes. E non abbiamo neanche subito danno. Fantastico. Qua cosa abbiamo?
Direi un altro Inflame. Inflame è abbastanza buono. Ok, proseguiamo. Diamogli 75 d'oro e ci facciamo togliere una carta. Togliere una carta può anche... Cioè, ovviamente possiamo togliere questa qui. Però possiamo anche togliere una di queste carte per avere più spazio e che ci permetta anche di ciclare meglio il gioco. Ciclare meglio. E quindi gli darei i soldi. Tu sei una anima gentile. Ricevi la mia purificazione. Ok. Direi prima di tutto di togliere questa carta. Ok. Andiamo avanti allora. Questi qui. Questi con volo subiscono la metà dei danni. Però dopo tre colpi che gli infliggiamo, svengono, possiamo dire. Quindi direi cleave per tutti. Iron Wave. Direi di concentrarmi su uno solo. Ok, ora cade. E ora non... non sub cioè, subisce meno danno. Cioè, più danno subisce. Cacà! Più forza. Questo è un problema. 13 di danno. Stiamo scherzando? Allora, prima di tutto, usa questo. Usa questo. Non mi piace quello. Proprio devo essere sincero. E vabbè, infliggili 5 di danno. Ah, però non è stata una saggia idea. Difende 8 di blocco. Con destrezza sarebbe 10 più 3, 13. Subirei 8 di salute. Facciamo che subire 10. E amen. Avrei dovuto attaccare solo lui. Anche perché il prossimo turno dovrebbe rialzarsi. Pazienza, dai. Ok, un altro Inflame. E non abbiamo altri attacchi? Porca miseria. A meno che non vogliate contare Bash. Che non lo uccide. Non ci credo. Oh. Direi di allora di attaccare lui. No, attacchiamo lui. Anzi, è così. E poi... Forse ho fatto un'altra stupidaggine. 14, subiamo un po' di danno. Pazienza. Almeno abbiamo un sacco di blocco per il prossimo turno. Ok, questa è una carta. In effetti, questa è una carta fantastica. Otteniamo un sacco di salute. Ma vieni. Ma vieni. Questo non lo riusciamo. Con questo non lo riusciamo ad uccidere neppure lui. Però. Quasi, e anzi, uno. Quanto voglia di... Probabilmente andrei per questo che ha più salute. Va bene. Sfortunatamente, però... Cioè, ora spero per un cleave. Ok, ottiene più forza. Ok, non ci infliggono danno però. Però adesso non c'è sfortunatamente quello che volevo. Però dovremmo riuscire ad ucciderne due. Andiamo. Ok, questo lo uccide. Poi, questo non lo uccide. Per uno, porca miseria. Fai così e uno di scudo. Ok, però riusciamo anche a proteggerci tutto. Fantastico, allora. Ok. Questo almeno lo stordiremo di sicuro, ma tanto lo uccidiamo prima. GG. E ritorniamo anche a full vita, perché sono un genio. Teniamo una pozione. Un altro di questi, sì, grazie. Gli altri erano una carta abbastanza carina, però era molto meglio quella.
Ok, Mercant, yes. Questa qui è una carta che potenzia tutte le carte, quindi ci sta un sacco. E possiamo dire una carta obbligatoria. Costa anche 0, quindi. Vediamo qui. Possiamo togliere un'altra carta. Direi di togliere... forse uno strike. Sì, direi uno strike. E già che ci siamo, possiamo comprare un'altra carta. Questa carta è molto interessante. Però forse... direi di comprarmi questo. Però questo mi interessa troppo. Ok. Grazie, signor mercante. Direi di andare nel question mark. Ah, ok, non possiamo prendere il Jax, quindi mi dispiace. Allora combattiamo l'Elite, che è... questo forse è una delle carte più brutte, dei mostri, nemici più brutti da combattere. Questo cosa fa? Ogni volta che subiamo danno dal nemico... oh, ma l'hanno cambiato! Mi ricordo che era molto più cattivo. Ogni volta che subisci danno da questo nemico, aggiunge un wound. Ok. Allora, beh, ovviamente, apoteosi. Tutte le carte ora sono potenziate. Boom. Boom. E boom. 12. E lo riusciamo a proteggere, il 12. Molto bene, molto bene. 2 in flame. Non abbiamo però nessuno scudo, quindi sai cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Debolizziamolo. Debolizziamizziamolo. Ok. Ora. Cosa facciamo? 14 più 15 oppure 16 con 3 di vulnerabile? Io vi dico, facciamo questo. Almeno così potenziamo anche quella carta. Avevamo Pen Nib. Oh mio Dio, non ci ho fatto caso. Aspetta, 3 wound. Cavolo, me ne sono dimenticato. Me ne sono dimenticato, lo ammetto. Metallicize. Almeno così abbiamo un po' di scudo. 15 di danno ci infligge, amico. Non è bello. Però questo ci fa pescare 2 carte. Magari delle difese, fantastico. Abbiamo, aspetta, 4. Sì, non voglio avere altri wound. Questo infligge 20. Ah, 15. Potrei infliggergli 30. Io direi di infliggergli 30 di danno. Subiamo 2 di danno più un wound, che ovviamente non è una cosa fantastica. Però... pazienza, dai. 22 di danno. 16 più 22 fa 38. Arriverebbe a... cioè, quasi, morirebbe quasi. 4 per 4 fa 16. Non riusciremo a proteggerci del tutto. Però questo 22 di danno lo voglio infliggere volentieri insieme anche a questo 16. Fantastico. 20 di salute. Subiremo 1 di danno. Però il prossimo turno immagino che riusciamo ad ucciderlo. Riusciremo ad ucciderlo. Iron Wave. 13 di danno. Fantastico. E Clawsmith. Sei morto. Ok, era molto più semplice di quanto pensassi. L'ancora. Partiamo con 10 di scudo. Molto buono. Armaments non mi interessa. Tanto li possiamo potenziare già tutte le carte. Dropkick. Questo è interessante. Dato che possiamo rendere vulnerabili, suona male. direi di passare per di qui comunque e combattere il secondo Elite. It's time to spin the wheel. Girare la ruota. Oh, aspetta, questo forse mi ricordo. Carta maledizione. Togli una carta, subisci danno, oro, reliquia o carta. E recupera salute. Spero sinceramente o questo o la reliquia.
gli altri non è che mi interessino più di tanto. Beh, soldi, meglio che una cosa negativa, no? Hai vinto dei soldi, complimenti. Premio, yeah! Abbiamo ottenuto, wow, 200. È tantissimo. Ok. Combatti questa elite. Ok. Questo qui è quello che spawna i demoni soldati antipatici. Direi di partire con un Metallicize. No. Meglio aspettare apoteosi. Tanto per il momento non ci fanno nulla di che. Direi di... ehi, questo... Ah, no, non è weak, è vulnerable. Peccato. Beh, allora direi di fare questo. Aspettate. Angry. Uno di forza ogni volta che subisce danno. Questo è noioso. Lo ammetto, è noioso. Quindi direi di ucciderlo il prima possibile. Quanto ha? 3 di... Ah, però l'abbiamo indebolito, quindi... Meglio ancora. Il prossimo è Pennib. Quindi direi di aspettare un attimo. Abbiamo forse comunque un po' troppe carte. Ora che vedo. Abbiamo... Cos'è? 24? Questo dà un potenziamento a tutti? Questo non è bello. 6 di danno. No, 3 per 9. 27. Stiamo scherzando, vero? Allora, mi ricordo che se attacchiamo lui faremo belle cose. Quindi direi attacca questo. 14. Ah, dovrei aver attaccato con la carta più forte. Mi sono dimenticato di nuovo di Pennib. 8 di danno. Questo non vale la pena attaccarlo. Attaccherei con Rampage. E direi di proteggermi con il resto. 20. 27. Subiamo un po' di danno. Cos'è? 13. Lo protegge. Ok. Almeno otterremo 6 di scudo adesso. Apoteosi ovviamente. 9 solo di danno. Potremmo ucciderlo. È probabilmente quello che farò. Ovvero ucciderti. Muori. E direi di uccidere anche questo qui. Magari non immediatamente, perché ora attacca anche lui. Non è che stia andando in modo ultra meraviglioso, però non stiamo neanche andando molto male. Nonostante lui continui a potenziarsi, questo qui sta chiamando altri amici. Lo so. Perché lo sai? Perché sì. Ok, quindi attacchiamo lui. Quello lì mette solo degli scudi, quindi non è una grossa minaccia per il momento. Ora quanti ne mette? 1, 2, come non detto. Ok. Cleave, sei arrivato in un momento perfetto. Yes. Perché metterei prima questi potenziamenti e poi vai con un bel cleave. Bellissimo. Bellissimo. 24 di danno. Ah, vero, pescavo. Me ne sono dimenticato. E il prossimo è Pennib. Don't ever give up. Però sei da solo. Ha. Ok, Rampage 30. Oh mio Dio, 36 di danno. È tipo tantissimo. E sei morto. Addio. Addio. Matrioska. Ok. Cosa fa? Le prossime due chest contengono due reliquie. Una regen e... Niente di che. Direi di non prendere nulla allora. Facciamo questo così almeno magari possiamo avere più possibilità di fare altre cose. Ok. Ci dà un... Poi ci dà la possibilità di potenziare un attacco. Quale però? Quale? Questo quanto fa? 16. Sinceramente però farei che potenziare questo. Nonostante potenziare non sia molto importante, dato che abbiamo apoteosi. L'antico set da te. Attenzione. Che direi di attaccare un altro elite, perché io sono pazzo.
Questo però è alquanto pericoloso. Poco ma sicuro. Basta anche solo vedere quanto ci sta facendo di danno. Attacca questo. Questo per tutti. Con questo recuperiamo salute. E non poca. Dovremmo più o meno ci proteggiamo da un bel po' di danno. Weakened. Wound. Fastidioso. Ok, ovviamente sarebbe fantastico ottenere. Allora, prima di tutto direi di proteggermi. Dopodiché 4 di danno. Sì, sai cosa ti dico? Io ti indebolisco. Ah! Suka! Quindi 5-7 fa 12. Ah, per 1. Va bene, dai, non è un grosso problema. Quindi direi di attaccare lui. Anzi. Sì, attacchiamo lui. Questo mi sa che mette degli wound. Credo. Oppure ci dà del weaken. Entrambi sono molto fastidiosi. No, entangle. Non posso usare gli attacchi il prossimo turno. No, ma se mi pigli in giro, vero? Ho solo attacchi praticamente. Direi di usare la regen perché subiremo un sacco di danni il prossimo turno. Che noia. Pazienza. Ero pur sempre un boss. Un boss, un elite, volevo dire. Vulnerabile. Meno male che ha attaccato per ultimo. Oh, però ora mi infliggete un sacco di danno. E non è più vulnerabile, quindi questo è diventato stupido. Oh no. 10. Forse lo riesco ad uccidere. Infatti. Un problema in meno. Pennib. Direi di attaccare lui. No, questo ci infliggerà più danno. Però questo è il capo. Sì. E magari se la lancio, magari gli altri scappano. Non scappano. Ah, ho sperato almeno. Con quello con i demoni, sì, sarebbero scappati. Ok, inflame. Metallicize. No, anzi. 22 di danno. 22 di danno più questo dovrebbe morire, infatti. Ok, questo cos'è? Al posto di perdere tutto il blocco perdiamo 15. Cioè, più o meno è sempre la stessa cosa, però. Ok, per il momento sono a posto. Non ci sono più elite. Peccato. Wow, però ne abbiamo fatti fuori 3 di fila. Direi di andare qui. Questo è proprio brutto. Questo è proprio brutto. Inflame. Inflame. E direi. Sì. Ok, questo qui in pratica ogni volta che lo attacchiamo ottiene 3 di scudo, poi. Ottiene sempre uno di scudo per ogni attacco che gli faccio nello stesso turno. E alla fine del turno ritorna a 3. Lo so, è un po' confuso. Però che ci posso fare? Ok, metti un defend. E metto questo. Questo infligge più danno, però. E io questo. Uff, questo non è per niente bello. Non mi piace questa situazione. Ma proprio per niente. Ok, apoteosi. Vulnerabile. Dropkick. Bitch. Usa questo. Usa Q. Fammelo usare. Vabbè, usa prima questo. Ha 2 di salute. Prossimo turno sei morto. Ok, era più facile di quanto mi aspettassi. Ci ha inflitto un po' di danno, però, eh. Sei. Aspetta.
Su, ottengo solo due. Cavolo, pensavo di più. Però, pazienza. Niente. Ok. Direi di comunque combatto il boss e poi termino l'episodio. Quindi non aspettatevi molto altro. Flight e poi questo qui. Apoteosis all'inizio. È Natale per caso? Sembra proprio di sì. Allora, questo dovrebbe azzerargli il danno. Quindi credo che sia anche la scelta migliore. Esatto. Pennib. Pennib. Direi di... Beh, se devo infliggere più danno, mi conviene usare questo su... Facciamo uno. E due. Inoltre... quanto... Ah, è vero, parto con questo scudo. Me ne sono dimenticato. Soffri. Ah, Hex. Vero? Sì, Hex. Questo è fastidioso. Ok. Inflame. E qua non è che possa fare più di tanto. Se non fare un bash. E un defend. No, non, tanto non subisco danno a quanto pare. Fantastico. Però ci dà due di vulnerabile. Cacà. Ok, uno di forza. Non dovrebbe essere tanto difficile da gestire. Come non detto. Come non detto. Però possiamo fare questo. Un altro dazed, lo so. Guardate, qui ce n'è già uno. Questo infligge 33 di danno. È difficile da rifiutare. Non lo uccide, ma quasi. Mamma mia, subiamo... Oh mio Dio. Non ci ho pensato neanche, ma subiamo un sacco di danno. E non darmi adesso il vulnerabile, lezzo. Vabbè, almeno abbiamo un sacco di scudo per il prossimo turno. Sì, però mi pigli in giro. Mi pigli davvero in giro. Allora, tu sei morto, fatelo, te lo dico subito, non perché sono cattivo o cose. Ehi, grazie. Questo è il meno danno che posso infliggergli, questo solo 7. Per effetto suo stupido. Cacà. Quindi dobbiamo rimanere... Esatto. Rimaniamo con un po' di coso. Ok. Dovrei forse ucciderlo. Ok, sono riuscito ad ucciderlo. Fantastico. Elisir. Oh, questo... Oh no, ok. Questo cosa fa? Toglie tutte le carte stato che sono cattive e tutte le maledizioni, anche quelle cattive. Figo. Devi aggiungermi questa. Un question mark, per favore. Una reliquia. Due reliquie, anzi. Quando lo prendo upgrade a due attacchi a caso. Ok, questo infligge invece 3 danno ogni volta che ci attaccano. 2 strike, porca miseria. Poteva potenziarci carte molto migliori. Oh no! Questi qui sono molto, molto lezzi. Ok. Allora. Facciamoli fuori il prima possibile. Ok. Direi di non usare ancora Metallicize. Metti uno scudo. Ok, questo a quanto pare sì. Dovrebbe quindi attaccare. Sono indeciso se ucciderlo o meno. Probabilmente. Ma forse è meglio iniziare ad attaccare lui. Guardate quanto scudo ha. Però mi serve. No, meglio ucciderlo. Quindi meglio usare prima Inflame. Poi usiamo questo per ucciderlo.
Poi questo 14 di danno. Sì, è quello che infligge più danno. Anzi no, cosa dico? Questo infligge più danno perché è 18. Subiamo 10 di danno. 3 di danno, cioè. Che è molto meglio rispetto a quello previsto. 20 adesso. Allora, questi hanno una cosa negativa. Dato che sono artefatti, possono proteggersi da 3 effetti negativi. Il che li rende molto, molto noiosi. Mm. 14, 10. Forse è meglio fare questo. Lo so che viene negato. Ok, questo. Sfortunatamente non possiamo proteggerci dagli altri attacchi. Non abbiamo ottenuto nessuno scudo. ...18 di salute non è per niente molto. Reaper. Se intanto possiamo... ...togliergli... ...questo. Pennib. Momento ideale per ottenerlo. Ok. Abbiamo recuperato un sacco di salute almeno. Questo infligge 32 di danno. Però costa troppo. Direi di skippare queste carte. Ok. Recuperiamo salute. Rimaniamo ora a 20 dal massimo. E ora c'è The Champ con 420. Blaze it. Sfortunatamente non partiamo con un'apoteosi. Però possiamo subito bloccare tutto il suo danno. Direi di... No, meglio non usare Inflame. Anche se no. Però direi di almeno utilizzare una pozione di destrezza. Magari avrei dovuto usarla prima di darmi la salute in più. Cioè, lo scudo. Eccoti qui, Apoteosis. In leggero ritardo, ma ti perdoniamo. Ok. Facciamo questo. Pesca due carte. Dai 3 di debolezza. Ok. Volevi infliggerci dei danno? Volevi. Face slap. Ci ha schiaffeggiato in faccia. Maleducato. Però ci ha tolto Frail. Frail in pratica è... ci abbassa la capacità di proteggerci. Però fortunatamente non ci fa niente di che. Però... direi lo stesso di metterli. Nonostante in effetti ora che ci penso non fanno niente. Però vabbè. 15 di scudo. E con... oh, questo non è bello. Però farei questo. Dropkick. Sì. Reaper. Ah, si è arrivato il momento sbagliato. 7 di danno. Vabbè. Va bene. Ok, sembra comunque che... quella la chiami un'arma? Oh mio Dio. C'è altro di questo? Inflame. Ok. Sappiamo già che cosa fare. 1, 2, 3 e 4. E quello lo chiami una spada? Eh? Non mi colpisci neanche. Lezzo. Ok, 22 di danno. Ok, meglio stare zitti. Ok. Un wound. Ah. Beh, abbiamo un altro bash. Un altro bash. 22 di danno non è poco. Però forse è meglio attaccarlo. Forse. 13 di danno e 7 di blocco. Va bene, meglio così forse. Comunque stiamo andando parecchio bene. Questo non lo nego. Stiamo... nonostante sia la mia seconda run in tutta la mia vita. Beh, è vero, ho visto un sacco di video riguardo a questo gioco, però... ciò non vuol dire che stia facendo una buona run. 3 di debolezza. Forse farei 3 di debolezza. O forse no.
Oh, forse no. Fai questo. E fai... S15 di danno, sì. Ok, tra poco dovrebbe diventare... Dovrebbe triggerarsi a metà salute, se non sbaglio. Ecco adesso, tipo. Non ancora, però probabilmente adesso. Ok, Metallicize. Dropkick. Ok, a quanto pare non si è ancora triggerato, però con 42 di danno immagino di sì. No? Oh, va bene, non arrabbiarti. Io ti infliggo ad continuo ad attaccare. Forse ero con 100 di salute. Vabbè, non me lo ricordo. Forse l'hanno tolta. Fai del tuo peggio. Va benissimo. Mio Dio, però, se mi stai dando tanti debuff. Tanti t-puff. Ok, ovviamente. Dropkick. 3 di... forse non ho buona idea. Ma comunque tanto lo posso usare, quindi. Pensavo che lui si trigger... Mi ricordavo che si triggerava. Forse hanno fatto... Ah no, ok. Ora si triggera. Perde tutti i debuff e ottiene 6 di forza. Già, e ora mi infligge un attacco di... Mio Dio! Cos'è? 60? Stiamo scherzando? Amico? Siamo amici, vero? Aiuto. Oh mio Dio. Avrò abbastanza scudo? 29. Sì, dovrei salvarmi. Execute. Ok. Un altro, se attaccava un'altra volta io sarei morto. Probabilmente morirà lui. Yes. 66 di danno. Abbiamo ottenuto un altro achievement. The Champion. Ok, vediamo che carta otteniamo. Niente di figo. Quindi ciao. Però otteniamo una reliquia. Yeah. No, grazie. Questo non mi piace. Questo prende, cioè, scegli e aggiungi 5 carte. Io direi di fare questo. Perché no? Ah, così però. Ah. Twin Strike. E diventerà pieno di... Guadagna 30 di blocco. Io direi questo. Potrebbe tornarci molto utile. Clash. Va bene, Clash. Ok. E quindi poi adesso ci dovremmo trovare nell'ultimo stage. E che probabilmente lo porterò. Solo se voi lo volete come serie. E... Probabilmente lo porterei come serie in ogni caso, quindi... State zitti, no, sto scherzando. Vabbè, comunque... È andato abbastanza bene. Quindi... Direi che per questo video è tutto. Quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. Ditemi se volete questo gioco come nuova serie. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto salato. E ciao!